siamo i giornalisti AUG e raccontiamo la storia di Penna Billy e vorremmo chiederle se potevamo fare un'intervista su di lei. Certo, ma su di me come Clelia o su di me perché sono il presidente della Proloco? Tutte e due. Arca boia, speravo perché ero il presidente della Proloco. Cosa fa la Proloco per artisti in piazza? Allora, la Proloco per artisti in piazza ha collaborato in tutto e per tutto con l'associazione Ultimo Punto, che è l'associazione che ufficialmente organizza il festival. Quindi i ragazzi della Proloco, iscritti e non iscritti, gestiscono i bar, lavorano in tutti i vari settori del festival e basta. Allora, all'ufficio turistico sì, effettivamente vengono da tutto il mondo perché ci sono anche molti stranieri, perché abbiamo anche molto pubblico straniero che viene a Penna Billy, molti visitatori. Le domande chiedono quali sono i luoghi di maggiore interesse, quindi tutti i luoghi dell'anima, i musei, tutto quanto, e poi chiedono dove andare a mangiare, dove dormire. Oltre al festival vanno a visitare anche altri luoghi, quali? Sì, come no. Allora, diciamo che c'è una differenza che dobbiamo fare tra il pubblico del festival e il pubblico che normalmente, e la gente che normalmente, il turista che viene a visitare il paese. Quando vengono a Penna Billy durante il festival visitano anche tutti i luoghi dell'anima che ci sono, i musei, visitano tutto. Come presidente, sei andata dal parrucchiere? No, cara, me li sono fatta io i capelli. Allora è molto brava. Scegli dei vestiti particolari da mettere? Durante i giorni del festival? Quasi sempre cerco di mettere le magliette di artisti in piazza. Tranne oggi che non ce l'ho. Ti piace artisti in piazza? Sì, molto. Hai un rito propizia o sacramentico prima del festival? No, sono molto fatalista.